Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Loris. Oggi siamo qui sul nostro canale con un nuovo video in cui parleremo di un nuovo gioco, nuovo tra virgolette perché credo che molti di voi lo conosceranno già e ci giocheranno, ma è nuovo per quanto riguarda il canale. Infatti abbiamo deciso di portare questa nuova serie sul nostro canale appunto perché trattando di giochi vorremmo portare delle novità all'interno del nostro canale. In questo video vi parlerò di cosa tratterà questa nuova serie e vi presenterò il mio villaggio su Clash of Clans. Bene, non perdiamo tempo, cominciamo subito. Bene, eccoci qua sul mio villaggio, potete notare che sono TH11, sono passato più o meno appena dopo l'aggiornamento del TH11 quando l'hanno fatto a dicembre, adesso non mi ricordo la data. E sono un TH11 non totalmente maxato ma quasi. Quanto mi rimangono da fare alcune costruzioni, tipo ad esempio qua la torre dello stregone, la torre dell'arciere. Poi abbiamo da fare ancora l'artiglieria aquila e anche un cannone al 13. E ci mancano ancora più o meno una cinquantina di mura al 10. Bene, questo è il mio villaggio. In cosa parleremo in questa nuova serie? Allora, la serie sarà composta da episodi che chiameremo Road to Max, ovvero dove andremo a potenziare alcuni nostri edifici o truppe all'interno del mio villaggio. Una volta completate tutti i miglioramenti, si tratterà di fare una scalata. Una scalata che chiameremo Road to Titano, ma che potrebbe essere anche qualcosa di più, insomma vedremo quando la faremo, dove appunto andremo a scalare e cercare di arrivare il più in alto possibile. Si spera Titano 2/1. Io, come potete vedere dal mio profilo, sono già arrivato poco tempo fa a Titano 3, a 4104 trofei. Ma purtroppo, siccome i costi per gli attacchi erano troppo elevati rispetto a quello che guadagnavo, ho deciso di ritornare a farmare, tra virgolette, perché adesso, avendo tolto la possibilità di farmare col municipio fuori, sono tornato giù a Master 3. Ora vi farò vedere un attacco in live, un attacco farming tranquillo, dove utilizzeremo per il nostro attacco 118 barbari, 106 arcieri e 8 spaccamuro. Ovviamente saremo accompagnati dal nostro re barbaro al 32 e dal nostro gran sorvegliante al livello 6. Mentre per quanto riguarda le pozioni avremo 2 furie, 2 cure e 2 veleno. In questi attacchi farming che ormai si fanno io trovo solo villaggi maxati dall'altra parte. Quindi è molto difficile fare una stella o addirittura 2 o 3. Quindi, come potete vedere dal registro attacchi, ci sono stati anche dei fail. Però vabbè, bene o male, le risorse si fanno sempre. Ad esempio questo qua, 326.000, 309.000, ho fatto anche una stella e quindi mi sono preso anche il bonus. Vedete poi altri fail purtroppo, però vabbè, l'importante è prendere le risorse a mio parere, perché i trofei si fanno sempre. Vi presento anche, intanto che ci siamo, il mio clan. Clan che si chiama Z.E.N, Zen. Siamo quasi al livello 8, come potete vedere. Se vinciamo questa guerra saliremo al livello 8 e abbiamo raggiunto le 100 war poco tempo fa e adesso siamo già a 110. Come potete vedere dal registro sono quasi tutte vinte tranne una ogni tanto. Ok, allora io adesso andrò a ricercare qualcuno in multigiocatore. Taglierò il pezzo per evitare di far durare il video troppo a lungo, perché la ricerca sarà lunghissima, perché non si troverà una cippa in giro. Quindi vi taglierò quel pezzo qua e ci ritroviamo quando trovo qualcuno da attaccare. Bella? Bene, eccoci tornati, abbiamo trovato quel villaggio qua. Ha il municipio esterno, quindi potrebbe garantirci una stella per quanto riguarda il bonus giornaliero. Quindi andiamo subito ad attaccarlo. Vediamo se qua ci avrà le tesle. Ecco, infatti, bastardo. Però non è un problema. Ok, e poi una volta distrutto il municipio, poi si tratterà di fare un po' di pulizia esternamente. Non è che abbia molte risorse, però
fa niente. Importante è prendere qualcosa, ripagarsi l'esercito, ok. Adesso che abbiamo distrutto il municipio, partiamo dall'alto schierando una fila di barbari, subito dietro seguiti da una fila di arcieri. Ragazzi, touch. Ok, facciamo la stessa cosa, anzi no, aspettiamo un attimo che facciano un po' di pulizia, poi gli mettiamo qualche altro barbarello. Ecco così. Per farvi capire di che spessore sono gli attacchi qua, si trovano, questo non è un villaggio maxato, però questo è il minimo che si trova, cioè questo qua è il peggio che si può trovare. Gli altri villaggi sono tutti o più forti, sì, o più forti maxati. Facciamo la pulizia anche da sotto, ovviamente la vedo molto dura la seconda stella, cerchiamo di prendere il nero che sta in quelle due trivelle qua. Magari ci buttiamo anche il nostro re barbaro, il nostro gran sorvegliante e tutti gli spaccamuro. E cerchiamo di far breccia, ecco, abbiamo fatto breccia e cerchiamo di entrare. Vabbè, adesso che ci guardo, forse la seconda stella è possibile. Vediamo l'abilità del gran sorvegliante, che in pratica rende immune tutte le truppe all'interno del suo raggio. Adesso sono uscite le truppe del clan, attiviamo l'abilità del re barbaro, che ovviamente si mette a spaccare i muri, testa di cazzo di un re barbaro. Vabbè, ormai non sprechiamo più truppe e torniamo a casa. Il bottino non è granché, però buttiamo via l'elisir nero, cioè, vedete voi. Torniamo a casa. Bene, allora, per questo video era tutto, spero che questa nuova serie vi piaccia e fatemi sapere nei commenti anche voi se può piacervi come idea oppure se avete altre idee per migliorare questa nuova serie. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video, lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!